Cominciai a giocare a ping pong nel lontano 1967, febbraio. Fino ad allora avevo giocato a pallone malamente perché non mi aveva insegnato nessuno. Per dire la verità, nessuno mi insegnò nemmeno a giocare a ping pong. E tutto avvenne nella polisportiva dei Gesuiti, notissima a Trieste, che si chiama Villa Ara. In alcuni mesi cominciai a battere, io che avevo 12 anni, 13 anni, tutti quelli che ne avevano 18, 20, 25 e lì si accorsero che ero uno da tornei. Cominciai a cimentarmi in gare nazionali, poi vennero quelle internazionali, finché a 18 anni, finito il liceo Dante, andai a giocare a Firenze e lì vinsi per due volte di fila il massimo campionato italiano. Fino a 18 anni giocai a Trieste, poi me ne È stata una scelta non tornarci? andai. Ma Trieste mi fa una sensazione a metà tra la nostalgia e la malinconia. Se passeggio per le rive, se vado a metà del Molo Audace, che è cosa che faccio sempre quando vado a Trieste, dove ho mancato anche per interi anni, mi prende questa strana sensazione che non saprei neanche dire se è piacevole o se è solo malinconica.